Ora siamo abbastanza avanti con la fase della pulitura, che è questo graduale critico assottigliamento dei materiali sovrapposti nel tempo all'opera che la rendevano praticamente illeggibile in molti particolari. Operazione che contiamo di ultimare prima dell'estate prossima, in modo entro l'anno prossimo, entro la fine dell'anno prossimo, poter restituire il dipinto agli Uffizi con la realizzazione anche del risanamento strutturale del supporto ligneo. Da un punto di vista strettamente chimico, il fondo è costituito da bianco di piombo. Quindi il colore su cui Leonardo realizza questi suoi tratti sarebbe bianco. Quindi quello che lasciamo sopra è la patina, il tempo e anche questa testimonianza della storia, della vicenda dell'opera. E soprattutto è una barriera per noi di assoluta certezza di non andare a toccare niente della materia di Leonardo. E poi anche queste qui, perché mettere queste rocce dal è basso. tutte più compresse, di fatto sì, bisognerebbe anche capire perché. Se ci riusciamo, allora Abbiamo spostiamolo un prima e poi lo monitor, rimpiccioliamo. La pulitura è un atto critico, in qualche modo interagisce con la forma del dipinto. Quindi la difficoltà all'inizio per noi è stata, e lo è tuttora in quelle parti ancora da pulire, proprio di decifrare il particolare, decifrare la forma, la figura che Leonardo voleva fare. Quindi anche per questo, a maggior ragione, ancora più prudenza, ancora più graduabilità nell'azione di pulitura. E soprattutto anche un continuo confronto, controllo di quelle che sono le indagini scientifiche. Per esempio la riflettografia ci ha aiutato moltissimo proprio nell'interpretazione di alcuni particolari, non so, la radiografia ci può essere utile per altri motivi, quindi non è soltanto un lavoro poi di pulitura, di quotidiano, di stare sull'opera,